Asmao Padova 2012, incontro Bruno Pagani, account manager di Infor, buongiorno, e Nicola Gianese, direttore organizzazione e sistemi informativi di Stevanato, buongiorno. Infor con la sua proposta IRP si è differenziata dai competitor per la scelta di mercati verticali precisi, quali quelli in cui siete maggiormente presenti? In Italia siamo particolarmente presenti nei mercati che tradizionalmente sono quelli del manifatturiero discreto, quindi siamo molto presenti nell'automotive, nell'electronics, nella manifattura discreta in generale e nel machine building. Il machine building, tutte le aziende che fanno macchine, come una divisione appunto del gruppo Stevanato, sono il target naturale della soluzione che prima si chiamava BAN e oggi abbiamo ribrandizzato come Infor ERP LN. Stevanato, da un gruppo artigianale, è diventato negli ultimi anni un gruppo mondiale. Qual è il progetto che avete realizzato con Infor che vi aiuta a gestire questa rete ormai allargata? Il progetto è un progetto che noi abbiamo denominato New Platform. È un progetto che ha l'ambizione di dotare il gruppo Stevanato di una piattaforma tecnologica molto avanzata, non solo per ciò che concerne, diciamo, le applicazioni gestionali, quindi tipiche dell'azienda, ma in particolare di tutte quelle che sono le applicazioni a valore aggiunto, cioè quelle applicazioni che consentono di avere un'altissima velocità e un'altissima flessibilità nella gestione. Questo per noi è non solo, diciamo, un challenge, ma è assolutamente una richiesta, un'esigenza che il gruppo, per il suo slancio, per la sua espansione, necessita appunto di questa piattaforma. Quali sono i punti cardine del progetto che avete realizzato sia per la gestione del workflow sia per l'interoperabilità dei processi, che sono comunque due aspetti fondamentali per gestire una rete allargata di aziende? Ecco, a partire, diciamo, da un modello multi company, chiaramente multi site, Stevanato sta ampliando il suo raggio d'azione nel mondo, quindi oggi è già presente in Messico, nella Repubblica Slovacca e prossimamente nel 2013 in Cina. A partire da un modello quindi che ha sotto lo stesso ERP diversi paesi, quindi diverse localizzazioni sia linguistiche che financial, poi ci sono tutta una serie di processi operativi che vengono gestiti con dei flussi di workflow che permettono quindi degli step di approvazione. Faccio un esempio di quelli che sono, ad esempio, gli ordini d'acquisto che possono essere raccolti e centralizzati, quindi per ottenere economie di scala, scendendo fino ai processi, diciamo, più operativi nell'ambito della produzione. Stevanato lavora molto nell'industria farmaceutica, è un'industria che fa della tracciabilità del prodotto, e anche qui il workflow ci viene in aiuto, un punto fondamentale. L'FDA americana impera in termini di regolamentazione, di conseguenza una soluzione ERP che ci permette di tracciare il prodotto in tutte le sue fasi di produzione è fondamentale per vincere anche nel mercato americano. Quali sono i progetti futuri che avete in ambito dell'efficientamento della gestione? Nel rendere più efficiente la gestione, la rifaccio. Quali sono i progetti futuri che avete in termini di rendere più efficiente la gestione dei processi produttivi? Abbiamo appunto la dotazione di questa piattaforma che per noi è assolutamente essenziale, ma non solo, abbiamo anche diciamo sul piatto, sul tavolo, diciamo, tutta una serie di iniziative di carattere applicativo che dovrebbero rendere la nostra gestione la più efficace possibile, non solo in termini di pianificazione aziendale ma anche di controllo aziendale. Noi crediamo molto in questo perché diciamo la tempestività e la reattività dei sistemi informativi possono essere, diciamo, un'ottima leva per dare supporto al business soprattutto.